Sapete cos'è la festa della donna e perché si festeggia? Non lo sapete? Non lo sapete? Manco io. Infatti mi sto documentando. E siccome mi stavo documentando ho detto che ci sono, un spiego pure io. La celebrazione è nata per ricordare sia le conquiste sociali e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze che il gentil sesso ha subito e subisce tuttora nel mondo. Le sue origini risalgono ai primi anni del Novecento, che si iniziò a festeggiare per la prima volta negli Stati Uniti d'America. USA. Ci sono un sacco di leggende attorno appunto all'inizio di questa ricorrenza. Una è quella dell'8 marzo, che si ricorda la morte di centinaia di operaie uccise nel rogo di una fabbrica di cottons divampato a New York nel 1908. È un ebbero, non è così. La festa della nonna nacque negli Stati Uniti come il Woman's Day, giorno della donna, ignorante. Il 3 maggio 1908, quando durante una conferenza del Partito Socialista di Chicago, la notte, la socialista Corinne Brown prese la parola causa l'assenza dell'oratore ufficiale designato. Disse, chi se lo spunta, io poi la mano piglio il microfono e parlo io. Discutendo dello sfruttamento operato dai datori di lavoro nei confronti dell'operaio e delle discriminazioni sessuali subite in termini salariali e di orario di lavoro. Diciamo che questa iniziativa dice che non cambiò molto la situazione delle donne nell'immediato, però fu una spinta per farlo. Negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata della donna fu celebrata il 23 febbraio 1909 e verso la fine dell'anno a New York scioperarono 20.000 camiciaie. Forse le donne facevano le camicie. La camiciaia. Non esiste più la camiciaia. Il successivo 27 febbraio alla Carnegie Hall 3.000 donne celebrarono ancora il Women's Day, ma sarà solo nel 1910 che le socialiste americane, durante la conferenza internazionale della donna a Copenaghen, proposero di istituire una comune giornata dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne. Ma durante gli anni della guerra le celebrazioni furono interrotte fin quando l'8 marzo 1917 a San Pietroburgo le donne guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine della guerra. Manifestazione e proteste esplosero in tutto il mondo portando il crollo dello zarismo. Zarismo, lo zar, ricordate? L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proposto a ogni paese di dichiarare un giorno all'anno la giornata delle Nazioni Unite per i diritti della donna e per la pace internazionale. Tra l'altro, dopo che ho letto una cosa piccola tanta, non so se si vede, poi maschi sono uguale grande, dopo che ci ho perso 7 gradi. E quindi grazie donne. Mai si finisce di ringraziare le donne, che la donna per me è il simbolo della vita. Mia madre mi ha dato la vita, anche agli uomini. Però gli uomini fanno il lavoro più veloce, gli uomini fanno quella cosa. E poi le donne per 9 mesi in grembo porteranno questo bambino, il parto sarà doloroso. Quindi diciamo a Monica, non ci facciamo niente, ma ne ci accosticiamo. Ringrazio mia madre, ringrazio la mia ragazza. Senza di voi, donne, questo mondo non esisterebbe. Ora voi volete che io finisca con la mia solita frase, ma io cago male a ta solita frase. Posso dire ai maschi? Maschi, lo dico a voi. Ma volete finire di picchiare le donne? I mariti, i compagni, gli ex. Mi sentite fuette? Bravi, siete troppo fuette. Noi con le donne ci dobbiamo comportare bene. E anche se non ce l'hanno la parte genitale maschile, ma facciamo una cortesia. Ma non c'è cacamani.